detto, ma sì, facciamo una cosa, poi hanno fatto una passerella di 100 metri, insomma, dentro i fori romani. Allora abbiamo pensato bene, bypassando, quindi tirandoci sulle maniche, di fare un accordo con un tour operator. E al tour operator dirgli, senti, siccome gli stabilimenti balneari diamo le job o le equivalenti, insomma, per entrare in acqua, a te ti diamo un gioielletto. Cioè, che è la gioia? Ma tu ci aiuti? Sì. So, dobbiamo dare questa carrozzina che per chi vuole fare accessibilità, diciamo, in proprio, quindi tipo io che voglio andare senza accompagnatore da nessuna parte, no? Poi però mi rendo conto che da qualche parte mi serve l'accompagnatore e lo chiedo. Chi vuole utilizzare solo le sue braccia con la gioielletto non va, no? Però chi approfitta del tour operator a questo punto ha tutti i fori imperiali accessibili. E quindi darei un attimo la parola a Stefano Schinolfi, Rome e Italy. Buonasera a tutti, sono Stefano Schinolfi, sono il proprietario di un tour operator incoming di Roma, si chiama Rome and Italy e in collaborazione, grazie all'ISAC, grazie a Carlo, abbiamo deciso, faccio una premessa, mi ero preparato un discorso, poi ascoltando i vari interventi, il pezzo di carta l'ho lasciato lì perché mi vorrei unire a tutti i discorsi che sono stati fatti in questa sede. Innanzitutto, ripeto, di nuovo grazie all'ISAC, che è stata l'unica associazione, l'unica entità che ha dato una mano per rendere fruibile il turismo su Roma. Parlare di accessibilità di Roma. Se facciamo una classifica virtuale, Roma e l'Italia, se non è ultima in Europa, è penultima. Quindi non voglio calcare l'onda di tutti, della polemica giusta che è stata fatta. Io ho cominciato una decina d'anni fa ad affacciarmi al turismo accessibile. Nel mio entusiasmo iniziale ho chiesto aiuto ai politici, assessori, proloco, di sì ne ho sentiti una marea anch'io, ma di sì veri io neanche uno, non vediamo qual è quello vero e qual è quello falso, neanche uno. Vi dico che cosa mi rispose un politico con cui parlai per un progetto che gli ho portato di Ostia Antica, del sito di Ostia Antica, il secondo sito più grande che c'è in Italia dopo Pompei come sito archeologico. Ma a giugno ci sono le elezioni. Se poi io ti aiuto e poi io non ci sono più, il merito se lo prende un altro. Questa è la risposta che mi ha dato. Io purtroppo non ho peli sulla lingua e questo invece di farmi degli amici, mi sono fatto tanti nemici sotto questo punto di vista. Però, ok, bypassiamo la polemica sterile. Io posso portarvi la mia esperienza, diciamo una decina d'anni di esperienza sul turismo accessibile in Italia. Vi posso dire quali grosse difficoltà io ho incontrato in questo. L'informazione che l'Italia in generale dà, io parlo dell'Italia e di Roma perché i miei clienti, io lavoro quasi esclusivamente con l'America, clienti americani, disabili americani di tutte le categorie, diciamo. La disabilità in America è un altro pianeta proprio in confronto a noi. Le scuse dei nostri politici sono sempre quelle, ma Roma 2700 anni fa è stata creata, è stata concepita, quindi palazzi vecchi, strade con i famosi sanpietrini che
Io purtroppo, per chi è costretto su una sedia a rotelle, se ha la disgraziata idea di venire a visitare i fori romani, cioè deve fare la corsia preferenziale degli autobus, perché marciapiedi su e giù da Piazza Venezia al Foro Romano non ne esistono. Rifatti nel 2000. Rifatti nel 2000, logicamente, però i San Pietrini sono parte integrante di Roma, quindi che uno col motorino, appena vengono giù due gocce d'acqua, casca per terra, o che una serie di rotelle si rompe al terzo metro che fa, quello non è un problema di Roma capitale. Comunque, ripeto, uno dei grossi, forse il più grosso problema che noi abbiamo è l'informazione sull'accessibilità che la nostra città dà al turista. Gli alberghi, che praticamente è il primo step, il primo gradino che un turista prepara per venire a visitarci, a Roma sono tutti accessibili. Ce l'hanno tutti, le due stanze con la doccia, col maniglione e la porta larga. No, se voi cercate, tutti quanti sono accessibili, perché hanno fatto i lavori dentro quelle due stanze e poi il 90% del resto dell'albergo non è fruibile. Io non sono molto esperto di computer, se qualcuno mi dà una mano. Vi faccio vedere alcune diapositive che io ho preso su quella prima. Questa comunque è la famosa Gioelette che l'AISA ci dà in comodato gratuito, e come vedete con questa riusciamo ad andare. Questo è il sito di Ostentica, in qualsiasi tipologia di superficie. Forniamo i due assistenti che tirano e spingono la gelette. Come si torna indietro per vedere? Assistenti informati, patentati. Io fui uno dei primi a fare il trekking, bravissimo. Supero una montagna. Con questa si può andare anche sottoterra. Le grotte si fa sia trekking che superfici dissestate. Volevo farvi solo vedere un paio di alberghi accessibili che abbiamo a Roma. Questa è l'entrata, quell'altro dovrebbe essere ancora peggio, ok? Quando io sono andato a parlare con i proprietari di questi alberghi mi hanno detto: ma le stanze accessibili ci sono, ci abbiamo la licenza per l'accessibilità, ma io il mio cliente come ve lo porto dentro? Se mando fuori un facchino, ve lo dico come mi ha risposto lui, se lo collavo un braccio. Va bene, grazie. Non li abbiamo catalogati negli alberghi accessibili che noi diamo ai nostri clienti. Appunto, mi ricollego un attimo, accessibilità, fruibilità. Roma Capitale si è fatta una pubblicità mondiale quando ha aperto quei 12 cm di passerella all'interno del Foro Romano. Io vi ho portato una piantina del Foro Romano. Questo è l'area archeologica del Foro Romano, ok? Tutta visitabile. Il giallo, la linea gialla è la prima vecchia passerella per i disabili. La linea rossa, questa qui, è quella che Roma Capitale si è pubblicizzata nel mondo dicendo: abbiamo reso fruibile abbiamo reso accessibile il Foro Romano. Veramente 12 metri. Chi entra al Foro Romano non riesce a vedere quasi nulla. E quindi noi, grazie all'AISA, abbiamo questo supporto per rendere fruibile questa tipologia di siti e portiamo i nostri clienti con la Gioelette. Ok? Quindi l'unica nostra politica è: sappiamo che accessibilità in Italia non si riesce a dare. È inutile che, senza offesa per nessuno, i nostri politici approvano, sì, vi aiutiamo, sì, facciamo, sì, progettiamo, però poi alla fine io in 10 anni non ho mai avuto nessun riscontro dalla classe politica italiana, dalle istituzioni italiane. Tutto quello che noi abbiamo fatto ci siamo autofinanziati,
Mi ricollego un attimo al discorso della famosa presa elettrica che per la ricarica, o ve la comprate voi, non ce l'avete mai. E se qualcuno ve la darà, ben venga. Però ormai mi sono reso conto, chi fa da sé fa per tre. Senza, l'unica soluzione alla cosa, a mio avviso, per quanto mi riguarda, è avere una sinergia fra tutti quanti i privati, cercare di coinvolgere la pubblica amministrazione, anche se nel mio scetticismo per me è utopia, però non vogliamo mettere in mezzo la pubblica amministrazione, uniamoci noi e non facciamo il solito ognuno il suo orticello perché così guadagno di più, no, voglio prendere 2 euro in più io più di quell'altro. Con una sinergia totale probabilmente questi problemi, non dico che si risolvono, ma possiamo agevolare questa tipologia di turismo che in Italia, loro parlavano di Europa, 2,8 persone potrebbero muoversi, io ve lo dico dall'America, come statistiche ci abbiamo un 5,3, quindi ogni disabile porta dietro almeno 4 persone che prendono servizi, ristorazione, alberghi, ci aumentano la nostra economia che ne avremo anche un po' bisogno. Io concludo e ringrazio Carlo e voi per la vostra attenzione. Grazie mille. Noi non ce la facciamo, tutto è così, non ce la facciamo, però cerchiamo in tutte le maniere. Oh, premetto una cosa per...